Davne 1964. godine svet se ubrzano menjao. Rusi i Amerikanci su se utrkivali u slanju tada sve moćnijih raketa u svemir. Martin Luther King je dobio Nobelovu nagradu za mir. Beatlesi su otpočeli britansku invaziju na Sjedinjene Američke Države. Italijanska vlada je zatražila pomoć stručnjaka kako bi se zaustavilo krivljenje tornja u Pizi. Iste godine događalo se još nešto. Nešto mnogo slađe. Čovek po imenu Aldo Gandola, Italijan, pokreće proizvodnju kakao i lešnik krema, prvog dvobojnog krema u istoriji. Nova poslastica svojim originalnim ukusom veoma brzo osvaja čitav svet. U naše krajeve ovaj krem sa originalnom recepturom iz Gandole je stigao svega nekoliko godina potom. Svakako da ga po prelepom ukusu pamte i svi sa prostora cele bivše Jugoslavije, a ime Gandola je neraskidivo povezano sa ovim uspomenama. E sul nome di Eurocreme è scaturito abbastanza spontaneamente nel 64, in quanto allora si parlava di Europa, quindi abbiamo pensando anche un po' anche all'estero, all'esportazione, eccetera, per l'Europa di dare il nome di Eurocreme. E abbiamo dato il nome di Eurocreme per quanto riguarda il concetto dell'Europa, ma poi è stato anche fatto per quanto riguarda anche la possibilità. Mi danas idemo tamo odakle je sve počelo. U Italiju, preciznije Desezano, mesto u kojem je proizvedeno to što je činilo sladak deo našeg detinjstva. Jezera i prirodne lepote su, pored krema, nešto što ovaj grad čini još primamljivijim. Da lepo i slatko idu zajedno, govore i podaci da je ovako sve počelo. La prima crema, la primissima crema in assoluto, è chiaramente io ho assaggiato la crema Ferrero, perché mio padre, essendo rappresentante della Ferrero, come abbiamo detto in quel periodo, io ero un ragazzo, parliamo dei primi anni 50, che andavo con mio padre a Milano agli incontri con, che io mi lasciavo anche in macchina, fra virgolette, per dire, perché aveva l'incontro con Giovanni Ferrero allora. E quindi il discorso si può interessare, il discorso della crema ha una sua storia nel dopoguerra. Perché la crema a un colore era dominata da una marca e difficilmente c'erano stati tanti tentativi di imitazione, ma erano andati male. E allora dovevamo trovare il modo di entrare nel mercato. E l'idea del bicolore del signor Aldo Gandola era un elemento fondamentale per poter entrare in mercato. Cioè dire ci portiamo anche questa, puoi vedere così. E quindi è stato un completamento della marca unica, il bicolore. Aldo Gandola, rođen je 1905. godine, bio je državni službenik nakon primirja sa porodicom i troje dece. Pre nešto više od 50 godina, ovako je sve počelo. Il bicolore, in sostanza, è stata un'idea nostra, nel senso di pensiero adesso, di differenziarci o comunque creare un'alternativa, cioè con la Nutella, che era solo cacao, si voleva dare un'alternativa, perché abbiamo visto che c'erano dei consumatori che amavano il discorso del bicolore, che poi la miscelavano, comunque la parte bianca senza cacao, magari allora era a base di latte, oggi viene completata con discorso anche di base di altri gusti, e poi c'è anche quella bianca, completamente bianca, a base di nocciola o di mandorle. Comunque il bicolore ha avuto un suo successo, perché Nutella, consideriamo che Nutella allora dominava, nel senso, ancora domina per l'amor del cielo, ma allora dai dati Nielsen il 98-97% dei consumi in Italia era la Nutella. Quindi per poter anche prendere un mercato un po' più ampio,
oltre che il cacao, abbiamo detto perché non fare il bicolore, che è un'alternativa nostra unica. E ha avuto successo perché in vari anni abbiamo avuto anche certe medie che quasi quasi il bicolore superava anche il cacao, eccetera. Parlo dei primissimi anni. E poi abbiamo dato anche bicolore. Tokom godina kompanija Gandola se razvijala, ulagala u nove mašine, kupila je i investirala mnogo u tehnologiju. Ceo sistem kvalitete i podrške doprinosi kontrolisanju celokupnog procesa proizvodnje, što omogućava da imamo proizvod konstantnog kvaliteta ukusa dugi niz godina. La ricetta del nostro prodotto bicolore è rimasta invariata dal 1964, anzi è poi migliorata grazie alla tecnologia e all'evoluzione che ci sono state nell'ambito dei macchinari e manteniamo da sempre la sua struttura cremosa che dà la spalmabilità, il sapore equilibrato sia di bianco, di latte che di nocciola, che ci permette di contraddistinguere questo prodotto come top nella gamma dei bicolori. Negli anni logicamente ci siamo adeguati ai cambiamenti anche di tipo organolettico delle materie prime. Abbiamo saputo sviluppare con la nostra tecnologia e migliorare sempre di più la qualità del prodotto fino ad ottenere un prodotto sicuramente molto performante, che si mantiene sempre morbido, spalmabile e che le proprie caratteristiche organolettiche si mantengono nel tempo anche dopo parecchi mesi dalla produzione. Odgovarajući na pitanje u jednoj anketi šta ih najviše podseća na Jugoslaviju, značajan broj ljudi odgovorio je krem. Poslastica uz čiji ukus su odrastale generacije Jugoslovena. Te daleke 1969. godine dvobojni krem je iz Italije doneo tadašnji direktor fabrike Takovo, Jovan Tomović. Prilikom jednog službenog puta u Italiji 1969. godine, Jovan Tomović sa rafova tamošnjeg supermarketa donosi do tada nepoznati slatkiš, proizvođača Gandole. Uzorke je degustirao zajedno sa saradnicima i predložio im da to postane ključni proizvod fabrike sa kojim će osvojiti tržište Jugoslavije. U Milanu sam 70. godine, krajem 69. i 70. godine, zapazio Eurokrem. I naravno kupio sam jedno pakovanje, probao ga tamo kad sam bio u Milanu. Vratio se, nikom nisam ništa pričao, ali stalno sam bio pod utiskom tog proizvoda. I drugi put kad sam otišao, kupio sam jedno pakovanje, doneo mojim saradnicima, nekim inženjerima. Oni su probali i rekli su, pa ovo nije baš nešto komplikovano, ovo možemo mi ga napraviti. Ja malo onako naljućen, jer sam znao šta mogu, šta ne mogu, rekao sam, dakle možda napraviti, što oni se napravili. Iako tada ima samo 37 godina, on donosi hrabru odluku o zaduživanju od, za to vreme, basnoslovnih 10 miliona dolara. Čim smo završili te formalnosti oko verifikovanja ugovora, počeli smo da se bavimo nabavkom opreme. Ja iz jednog velikog straha da ne napravim grešku, pa da ja ne budem izložen kritikama i pisanjima po novinama, ja sam tražio što manji kapacitet opreme. Oni su nudili 5000 tona, ja sam rekao, 5000 tona, to je jako mnogo. Pa onda jedva smo se na najnižem kapacitetu zaustavili, to je bilo 2900 tona. Jer proizvođač opreme, firma Carle Montanari, rekla mi, ne možemo, mi radimo laboratorijsku opremu, ako ćete to. Tako da smo uzeli opremu za 2900 tona i mi smo u skladu sa ljudima iz Gandole izvršili neke dodatne promjene na opremi i prve godine smo napravili 3000 tona. I viaggi sono tanti, sono per almeno 2 anni
passato molto tempo in Jugoslavia e praticamente la Tacomo aveva agenzie in tutte le regioni. Facevo capo a queste agenzie e svolgevo l'azione di propaganda con i venditori. Poi è stato più, dopo due anni è stato tutto più facile, perché il prodotto aveva avuto successo, era richiesto e quindi era la migliore presentazione che si poteva fare, i risultati ottenuti. Aldo Gandola i Cido Barbuti bili su zaduženi i zaslužni za distribuciju i proizvodnju dvobojnog krema u Jugoslaviji. Veliki uspeh svog oca i njegovog poslovnog partnera Cida Barbutija, Giorgio Gandola pamti i dan danas. Sono informato, ma per informazioni come sapete voi. Cioè io sono stato in Jugoslavia molto meno di mio padre, Otto Barbuti. Sono stato perché allora, ai tempi di Tito, c'erano anche un discorso anche dello Stato stesso che ci invitavano a caccia, praticamente, quindi andavo proprio in queste manifestazioni più che per il lavoro. Io non è che sia un gran cacciatore, anche ho smesso da 40 anni, mi sono fatto poi tenere a sparare a queste pure bestie. E quindi, però ricordo poi questi incontri, le onorificenze, per esempio, quello che abbiamo detto prima per quanto riguarda questo riconoscimento ancora del Jugoslavia nei primi anni 80. Ecco, ricordo poi questo, però ripeto, sul lavoro specifico e mio padre che ha gestito col dottore Barbuti, che conosciamo da qualche anno, fra virgolette. Sì, no, io devo dire onestamente che il rapporto con Jaffa è stato studiato bene, è stato impostato molto bene, in una sinergia fra aziende con mentalità, fra virgolette, mi si permetta, perché non ho adesso l'espressione più giusta, di un certo livello anche di contatti, e io sono non soddisfatto ma soddisfattissimo, non lo dicevo sotto questo aspetto. Izvršni direktor fabrike Gandola Cido Barbuti sa osnivačem firme Aldom Gandolom susreo se prvi put nešto više od pre pola veka. Kako sam kaže, gospodin Aldo je imao ideju da na tržište na kom je vladao jednobojni krem napravi nešto apsolutno drugačije i novo. Dvobojni krem je nastao slučajno, ali na sreću svih onih koji i dan danas uživaju u belom i crnom delu krema, opstaje i opstajaće dokle god je onih koji uživaju u njemu. U Italiji, kao i u tadašnjoj Jugoslaviji, ovaj krem je obeležio čitavu jednu epohu. Noi siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti in Jugoslavia. Personalmente, con a fianco del signor Aldo Gandola, ho seguito tutte le fasi, dai primi incontri, i più importanti erano convincere i venditori che questo poteva essere un prodotto di successo. Quando poi il consumo è andato bene, che i consumatori hanno partecipato, allora è stato tutto più facile, perché allora le cose andavano benissimo e quindi non c'erano problemi. La prima fase è stata quella più importante, che personalmente mi ha impegnato in tutte le città e in tutte le regioni della Jugoslavia per convincere, illustrare, presentare il prodotto. Poi dopo il prodotto piaceva e direi proprio c'è tutta una generazione, che molto guardando le vostre età, non le conosco esatte, ma insomma all'incirca vedo che siete nati con l'azione prodotto Gandola portato alla Tacomo. Tradiciju brenda danas čuvaju i unuci Alda Gandole, Maria Gandola i njegov imenjak unuk Aldo. La mia infanzia l'ho passata tra casa di mio nonno e la fabbrica dove siamo oggi, quindi la crema per me è stata parte della mia vita, è tutt'oggi lavorativa,
mi chiedono se preferisco la bianca o la nera e devo dire che preferisco la scura, mangio quella tra le due. Forse mia sorella bianca mangerà la bianca. Non lo seguo soltanto da un punto di vista lavorativo, perché da sempre la mia infanzia e anche l'adolescenza le ho passate qui, anch'io a casa di mio nonno, dove adesso andrete, e poi a trovare mio nonno qui in azienda dal momento che ha sempre lavorato qui fino a tarda età. Per quello che riguarda la mia crema preferita, o meglio il gusto, ammetto che mangio entrambi, quindi prendo un cucchiaino e ci metto su un po' di cacao e un po' di bianca. Процес производње ovog istorijskog slatkiša sa nepromenjivom recepturom izgleda upravo ovako. La crema spalmabile è composta fondamentalmente da le nocciole, che sono il 13% della parte cacao, latte e derivati, che sono componenti della parte bianca. In più aggiungiamo la lecitina, che è un emulsionante che permette alla crema di rimanere spalmabile, e gli additivi in più, che sono gli aromi, che sia aroma nocciola che aroma vaniglia, che danno il bouquet di questa crema. Usiamo un cacao selezionato di alta qualità, che viene dai paesi tropicali, che naturalmente è la parte che fa parte del componente cacao, mentre la crema bianca è fatta solamente da zucchero, oli vegetali e derivati del latte. Attualmente noi utilizziamo per la produzione della crema dell'olio di palma, che ha delle caratteristiche organolettiche e di stabilità superiore ad altri olli, e è l'olio usato dal leader che rappresenta sicuramente la miglior qualità del prodotto. Zasluge za uspeh crno-belo krema na prostorima bivše Jugoslavije nosi jedna i druga strana priče, porodica Gandola i cela firma, ali i oni koji su bili spremni da krem predstave celoj Jugoslaviji. Više od 50 godina saradnje rezultiralo je i mnogobrojnim prijateljstvima. Prvih meseci, kada je počela fabrika da radi, prvih meseci sam ja držao taj kontakt sa Barbutijem i sa Gandolom. Ali posle pola godine je praktično Barbuti imao 20 ljudi koje je znao, na koje je mogao da se oni njemu obrati, da se on njima obrati. I jednostavno ti se odnosi više uspostavili i razvijali u jednoj prijateljskoj atmosferi. I sa jedne i sa druge strane. Bella crema in Jugoslavia è stato apprezzato molto dal governo jugoslavo e anche dal governo italiano per lo sviluppo e la collaborazione, e c'è stato un incontro presso la nostra rappresentanza di Belgrado e l'ambasciatore ha ricevuto il signor Tomović e gli ha espresso a viva voce il plauso del Presidente della Repubblica Italiana e gli ha consegnato la onorificenza di cavaliere. Nello stesso tempo è stato fatto un decreto della Presidenza della Repubblica Jugoslava che ha dato l'onorificenza della bandiera jugoslava con la stella d'oro sulla collana al signor Aldo Gandola. È stato, diciamo, ufficializzato e coronato un decennale di collaborazione che ha portato al grosso successo della vendita della crema e dell'affermazione dell'iniziativa Gandola. Sada, po identičnoj recepturi iz fabrike Gandola, u Srbiji na policama svih marketa nalazi se Jafa krem. A da će tako i ostati, govori podatak da su nam iz ove fabrike potvrdili da nameravaju dugogodišnju saradnju sa Jafom iz Crvenke. Certamente, noi abbiamo praticamente... No, io noto anche, ormai si può dire che è anche consolidato il rapporto, perché è qualche anno che si collabora. E devo dire, come ho detto precedentemente, che si è creata, almeno secondo noi, ma immagino anche da parte di Jafa, una sinergia costruttiva. E a questo proposito posso anche dire che, oltre a un discorso, diciamo così, anche di sviluppo dell'attuale impostazione dei prodotti che abbiamo fatto al loro marchio, però il nostro programma è con l'anno prossimo, quindi in primavera,
di completare gli investimenti che abbiamo fatto anche per quanto riguarda il completamento della produzione della cioccolata, degli snack, di praline che vanno proprio, che sono utili proprio per il mercato estero, e teremo conto anche per il mercato in sostanza serbo, in maniera tale da poter, con l'investimento nuovo di questi impianti, completarli anche con le esigenze di qualche articolo particolare. E ci teniamo poi molto proprio a questa collaborazione stretta, e ci auguriamo anche per gli anni, per il futuro, in sostanza di avere questa continuità. La collaborazione con IAFA è molto interessante, è nata sin dal primo momento molto bene, c'è un'ottima sinergia, siamo stati anche a trovare i nostri partner. Noi più che fornitori pensiamo di essere dei partner sinergici con loro, e loro stessi hanno dimostrato una grandissima serietà seguendo le nostre indicazioni su come distribuire il prodotto, su come presentarlo, e noi abbiamo cercato di dare il massimo per poter permettere a loro di vendere un prodotto sempre di altissima qualità durante tutto l'anno. Iako su rado dolazili u bivšu Jugoslaviju, o poseti Srbiji, uprkos svojim godinama, razmišlja i gospodin Barbuti. Io adesso, il 20 di gennaio, compio 95 anni, quindi sono un po' più limitato nei miei viaggi. Se avrò la possibilità e l'occasione lo farò, ma dipende molto anche dalla salute. È già un'età di rispetto e cerco di rispettarla. Nakon više od 50 godina tradicije i istorije ovog neverovatnog slatkiša, mališani, a i oni malo stariji, uživaju svakodnevno u dvobojnom kremu koji svoju recepturu nije promenio od prvog dana. Danas Jaffa krem meša se u sve moguće recepte za torte i kolače, ali najslađe je kada se iz tegle obe nijanse zahvate kašičicom i namažu na palačinku ili komad hleba.